difficile, molto particolare, che è la presenza del diavolo. Che cos'è secondo voi il diavolo? Esiste? È una presenza soltanto mitologica oppure può essere vicino a noi? E se è così, in quale forma? Come si manifesta? Come si presenta? Appunto, rimane soltanto un'immagine fantastica oppure no? Gli esorcismi, ancora ci chiediamo se gli esorcismi siano meno dei riti anacronistici e se si possa davvero fare qualche cosa per contrastare le presenze demoniache o meno. Certo che a leggere i dati, i numeri di questo fenomeno farebbe pensare davvero di sì, che una presenza demoniaca esista. È un mondo difficile da cui le notizie filtrano con difficoltà e spesso si intrecciano anche episodi da cronaca nera. Avremo tanti ospiti per parlare di questo argomento, vogliamo però iniziare con la testimonianza di Piero Mantero, che è il direttore del Segno. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Proprio per il suo giornale e proprio per il suo lavoro, lei è entrato in contatto con un mondo particolare, che è quello appunto degli esorcismi, delle persone che sono possedute dal diavolo. Un'esperienza che l'ha toccata e sconvolta. Alcune esperienze forti, ecco, sì. Ci vuole raccontare. Uno in modo particolare. Premetto che sono stato invitato da un esorcista che adesso non è più vivente, padre Pellegrino Ernetti, che tra l'altro è l'autore della Catechesi di Satana, che è l'unica opera che contiene l'imprimatur di un cardinale di Santa Romana Chiesa, quindi un esorcista qualificato. Un bel giorno mi telefonò e mi disse: visto che tu appunto scrivi, ti documenti, sei un giornalista, vieni che voglio che tu assisti e segui i casi più difficili. Ovviamente l'occasione l'ho presa al volo. Innanzitutto mi scusi, lei crede nel diavolo? Con quale spirito si è avvicinato a questa esperienza? Per quello che ho toccato con mano posso dire che il male esiste ed è una personificazione, è un essere, e sono comunque più entità, e sicuramente quando ci sono delle persone che si imbattono in queste purtroppo situazioni, la loro vita viene veramente, cambia in peggio, viene devastata. Ci racconti la sua esperienza? Lei riceve questa telefonata, viene invitato ad assistere a che cosa? A un esorcismo, lo possiamo chiamare così? Certo, all'isola di San Giorgio a Venezia, per la precisione, siamo stati più volte. E questi esorcismi duravano addirittura delle ore. Chi era la vittima? Ecco, in un caso particolare c'era questa ragazza, una giovane del Veneto, che da tempo era seguita da padre Pellegrino, e dopo molte sedute la situazione era ancora critica e duravano gli esorcismi ore e ore. Quindi, come avviene un esorcismo? Noi siamo legati un po' a un'immagine del film L'esorcista, certo, con la ragazza legata. Ecco, come avviene? Che rende l'idea, anche se vi sono delle esagerazioni ovviamente. L'esorcismo intanto nasce da un'analisi che fa la persona che è preposta, quindi deve esserci una preparazione anche scientifica dietro prima di tutto. Quando si arriva a questi casi rari, veramente gravi, e lì proprio ci si imbatte nella possessione, quindi nell'indemoniato vero e proprio. E in questo caso l'esorcista, aiutato da persone preparate, attraverso poi un lavorio di preghiera, di benedizioni continue e anche di lotte, a volte anche fisiche, si scatenano proprio, cioè le persone cambiano il volto, si trasforma, si mettono ad esempio a parlare lingue sconosciute e anche addirittura lingue arcaiche. Ovviamente un esorcista bravo riesce anche a capire quali sono in certi casi. Sono ad esempio, come in un mio caso, una signora che addirittura sibilava, cioè come se fosse un serpente. Poi ci sono delle domande e risposte interessantissime, che lì si capisce che l'entità ha un'intelligenza impressionante, che conosce delle cose che sono al di là della possibilità della persona coinvolta. Quindi lei, comunque, assistendo a questo esorcismo, ha pensato che il diavolo che qualcosa esiste. Vi è. E tra l'altro, in una circostanza, devo dire, non ho mai avuto paura, sono sempre andato tranquillo, però mentre stavo facendo, ho delle riprese o delle fotografie, le persone, questa ragazza, non riuscivano a trattenerla, io mi sono trovato proprio, ero con mia moglie quella volta, quindi eravamo in due, in un angolino, mentre facevamo queste riprese, e questa ragazza, con gli occhi proprio girati, si è messa a urlare: te la farò pagare, tu sei maledetto, cioè proprio ci ha fatto delle minacce fortissime. In quella circostanza devo dire che il modo come è avvenuta la dinamica, ho avuto una reazione, diciamo, di un po' di timore quella volta lì, sì. E comunque le cose impressionanti sono tante. Bisognerebbe avere la fortuna, tra virgolette, a volte di partecipare per rendersi conto di persone, toccare con mano. Allora,
Lei resterà con noi insieme agli ospiti che tra poco presenteremo. Intanto va detto che da allora ha deciso di non assistere più a nessuna allora, tipo sinceramente, di... sì, ho preferito poi evitare dopo quelle esperienze lì che sono state anche diverse. Se mi dovessero ricapitare, preferirei evitare. Sarebbe ben sì, lontano. Sì, sì. Allora, andiamo a sentire con le interviste di Daniela Minucchi se credete al diavolo oppure no, e se sì, perché. Il diavolo esiste? Non nelle forme forse conosciute dai libri e da mitologie, eccetera, ma sicuramente sì, sotto altre forme. Come si combatte? Fosse così semplice dirlo, staremmo tutti a posto, credo. Il diavolo, diciamo, esiste come male, esiste anche bene come Dio. Dunque esiste il diavolo. È più che altro l'animo umano che crea il diavolo, l'idea del diavolo. Quindi non crede nel diavolo? No, credo forse nella cattiveria delle persone. Ci credo perché sono credente, quindi credo in Dio e credo nel diavolo. Beh, come esiste Dio, credo di sì che esista anche il diavolo. E poi tutto quello che succede, non lo so, i vari Osama Bin Laden, i vari Saddam Hussein, le recenti storie vicende di Milingo, sono comunque no, prove forti di una presenza, se non diabolica, perlomeno comunque malefica. E cosa pensi delle sette sataniche? Mi fanno paura, perché per esperienza di una persona a me cara sono comunque, come dire, sicuro dell'esistenza delle sette sataniche e anche di una capacità di manipolazione psicologica da parte di adepti che insomma esercitano proprio violenze psicologiche su queste persone più deboli. Allora, abbiamo sentito nelle interviste spesso rispondere se esiste il bene, esiste anche in contrapposizione il male, oppure il male rappresentato da noi, dalla parte più malvagia dell'essere umano. Vediamo che cos'è il diavolo secondo i nostri ospiti. Ve li presentiamo. Sono Paola Giovetti, buon pomeriggio, grazie di essere con noi, giornalista e scrittrice esperta del paranormale. Benvenuto a Stefano Ferluga del CICAP, del Comitato Italiano per il Controllo delle Informazioni sul Paranormale, buon pomeriggio. Anche ad Alfredo Lissoni, giornalista, e a Piero Mantero, che abbiamo già conosciuto, appunto direttore del Segno. Salutiamo nello studio di Roma il collega vaticanista della Stampa, Marco Tosatti. Ciao Tosatti. Ciao, un saluto buongiorno. Particolare a Roberto Giacobbo, che conduce su Rai 2 Voyager. Ciao Roberto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. E Monsignor Corrado Balducci, profondo conoscitore dei fenomeni paranormali. Benvenuto Monsignore. Proprio a Balducci chiediamo innanzitutto se il diavolo esista o meno. La esistenza o meno del diavolo non si può dimostrare, è oggetto di fede. Che esista o che non esista non è oggetto o conclusione di un ragionamento. E la esistenza del diavolo, quindi, o la si crede o la non si crede. Non ci sono dei fenomeni anche visivi che possono aiutare, come dire, a convincersi dell'esistenza del diavolo, appunto come abbiamo sentito Solo che il Vangelo, il Nuovo Testamento specialmente, parla ripetutamente, almeno 300 volte si parla del diavolo nel Nuovo Testamento. È talmente certa dalle affermazioni del Nuovo Testamento, che contengono poi quella che è la dottrina della Chiesa, quello che si deve credere, è talmente certa che io una volta facevo una conferenza alla Civiltà Cattolica nell'Aula Magna e prima di me parlò uno specialista in esegesi biblica, disse che dal Nuovo Testamento è più facile dimostrare l'esistenza del diavolo anziché l'esistenza dello Spirito Santo, che è tutto dire. Solo, scusate se aggiungo un'altra cosa, solo che il diavolo, lo Spirito Santo non si fa se non del bene, il diavolo, se può, si fa del male. E noi ci illudiamo, non credendo al diavolo, di esserne liberi dai suoi influssi. Ecco, è come se non credessimo... Volevo chiederle, mi scusi se la interrompo, stiamo vedendo intanto delle immagini, per così dire,
mitologiche del diavolo. Secondo lei il diavolo che aspetto ha? Come si manifesta? Beh, l'aspetto non ha nessun aspetto. Se lui si volesse far vedere da noi, ha la capacità, come angelo, di formarsi in mantenente, in pochi momenti, un corpo, subito. Ma chi sono i diavoli? Perché sono tantissimi. Sono angeli, questo è un concilio, il concilio Lateranense IV del 1215, e dice nel decreto Firmiter: i diavoli sono angeli divenuti liberamente cattivi. Ecco, perché? Mi scusi, monsignore, non voglio essere scortese con lei, non voglio fermarla in malo modo, però volevo dare la parola anche agli altri ospiti. Tosatti anche ha dedicato un libro al diavolo. Com'è, secondo te, il diavolo? Come è? Io fortunatamente non l'ho mai visto. Ho intervistato in questa inchiesta sul demonio lungamente Padre Amorf, che è un esorcista. Ho intervistato uno psichiatra che si occupa di persone che hanno problemi che la psicanalisi normale non riesce evidentemente a risolvere, e ho intervistato anche un signore, che Rolando Lucchetta, che diciamo così è un freelance della lotta contro il demonio. Ecco, qual è l'idea che te ne sei fatto? Allora, mi sono fatto l'idea che, da pessimo cristiano quale sono, che in effetti come fede devo dire che esiste, e poi che certamente da tutte le testimonianze raccolte da loro, ma non solo da loro, che ci sono dei fenomeni, qualche cosa che sfugge alla normale catalogazione. Padre Amor, per esempio, è che lavora 8-10 ore al giorno, riceve persone che hanno prima solo ed esclusivamente queste persone che hanno dei certificati medici, cioè che arrivano da lui come ultima spiaggia, come ultima speranza per risolvere problemi che la psicanalisi e ovviamente poi anche maghi, magie, altre cose eccetera, non sono stati in grado di risolvere. Sicuramente chi crede nel diavolo sono gli adoratori, quelli che fanno parte di sette anche segrete, che questa intervista molto particolare raccolta da Barbara Pozzoni ci racconta. Io sono uno dei testimoni, uno dei pochi penso, a cui ho assistito a una reale messa satanica. Fui invitato tempo fa da una persona e mi recai un giorno prefisso per questa riunione in un paese nella provincia di Grosseto. Questo rito si svolgeva di notte, cadevano in una particolare. All'ingresso di questo tempio, doveva essere una vecchia chiesa sconsacrata, non c'era nessuno ad attendermi, c'era solo una lanterna, una luce, una fiocca, c'era tutta una filiera con mantelli e cappucci che ognuno doveva indossare prima di accedere attraverso un corridoio in questo salone preposto a questo rito. Partecipanti abbastanza numerosi, tutti incappucciati, per cui non ho avuto la possibilità di vedere nessun viso, né sono stato visto in viso io. E da lì in poi è iniziato questo rituale, che era secondo me una parodia della normale messa cattolica. Io ho contato circa una cinquantina di persone, tutte incappucciate, di varie età presumo, perché dando un'occhiata alle loro mani, devono essere persone anche di una certa età, penso fra i 40 e i 50. Durante questo rituale iniziò con le solite operazioni evocative, con le solite offerte verbali, con i soliti segni tracciati per aria. Dalle candele si alzava una fiamma almeno alta una trentina di centimetri, per cui una fiamma anche abbastanza grossa, senza che peraltro le candele venissero consumate. Il salone si riempiva di questa luce intensa e anche di un aroma mai sentito, un profumo mai sentito nella mia vita. Da lì in poi assistetti alle varie fasi rituali, dove questo sacerdote e la sua compagna, che doveva rivestire teoricamente il ruolo di sacerdotessa,
compivano una copula sull'altare, una cosa molto breve però, niente orge, niente scene di sesso, niente cose strane. E sono le loro invocazioni a questo loro dio, pronunciando durante il rito tutta una serie di nomi barbari che dovevano tendenzialmente servire accompagnati da questa musica di sottofondo, fatta di tamburi, non ossessiva, abbastanza armonica, accompagnata anche con un sottofondo di violini, doveva servire questa evocazione a destare o diciamo avvicinare quelle che potevano essere queste forze di tipo oscuro. Allora, visto che sulla base di questa testimonianza possiamo dire che quello delle sette sataniche, dei riti satanici, comunque è un fenomeno molto marginale, verrebbe da dire fortunatamente. Allora, è marginale perché non abbiamo delle statistiche sicure. Nel 1988 si parlava di 40.000 satanisti solo a Torino, invece una schedatura fatta dal Viminale nel 99 parlava di 30.000 satanisti in tutta Italia. In realtà, chiaro, non possiamo sapere quanti siano questi personaggi perché non amano la pubblicità. Certo. Poi molti gruppi sono a livello familiare, nascono e muoiono, magari per un certo periodo di tempo hanno una pagina internet con la quale attirare persone. Per cui è un fenomeno marginale ma presente, perché comunque presente qualcuno... Presente che nasconde cosa? Cioè il fascino del male, il fascino di Satana o ci sono altre ragioni dietro? No, non penso che sia soltanto questo, anche se c'è una componente economica, una componente sessuale. Molte di queste persone sono convinte che sia possibile ottenere dei poteri solo ed esclusivamente attraverso il male fatto ad altre persone. E quindi con tutta una ritualità che in America è stata addirittura codificata, perché nel 66 in California è stata stampata la prima Bibbia satanica, che è diventata un bestseller per diversi anni. Ebbene, queste persone ritengono che seguendo determinati riti loro possono acquisire dei poteri. Ecco, la coreografia e la scenografia bene o male la conosciamo, ma vengono commessi dei reati all'interno di queste, chiamiamole, messe nere? In America e in Messico sì, qualche anno fa c'erano gruppi di narcotrafficanti che uccidevano persone invocando il diavolo, credendo in questo modo di avere l'impunità. Per fortuna sono stati arrestati. In Italia il fenomeno è molto marginale, si lega a una certa interpretazione della magia e su presunti poteri che queste persone sostengono di avere. È stata un'inchiesta con delle condanne, se non ricordo male, per i bambini di Satana, questa associazione. Sì, ci sono state in realtà diverse inchieste, ripeto, qui fortunatamente da noi è molto più marginale, fa molto più danno il satanismo in America, anche perché negli Stati Uniti c'è una libertà totale di culto e allora succedono delle cose molto particolari. Giacobbo, qual è la tua opinione in proposito? Ma io, come sapete, mi occupo di misteri, di storia, di archeologia e spesso mi sono imbattuto, anche se non ho mai voluto affrontare dei temi specifici come state facendo molto bene tra l'altro voi oggi, tra l'altro poi questa sera poi se vorrete ne parleremo, parlerò di un tema che si avvicina a questo, ma mi sono imbattuto in temi, come dire, che erano vicini a questo e in persone che avevano avuto delle esperienze. Spesso, devo dire la verità, mi sono trovato di fronte a persone che avevano voglia di mettersi in mostra e quindi raccontavano delle storie che poi non esistevano. Certe altre volte invece parlavamo di questioni le più varie e di colpo queste persone hanno rivelato, proprio perché si era creato un momento di vicinanza, delle esperienze che mi hanno lasciato un po' così perplesso. Quindi io credo in Dio e non voglio dire che credo nel diavolo, perché credere nel diavolo è una cosa, come dire, è pesante. Diciamo che ho paura del male e ho paura di tutto quello che si avvicina o che si crea intorno a questa figura del male, perché non la conosco ed è difficile provarla. Poi ve lo dirà anche il dottor Ferruga, non ci sono delle prove tecniche né scientifiche, lo diceva prima il padre, che possano dimostrare l'esistenza, Roberto, del diavolo. Roberto, in una battuta, scusami, tu lo immagini, gli dai forma alla diavolo oppure no? Una forma no, però devo dirti la verità che in certi momenti, in certi luoghi, ho sentito come una cappa sulle spalle pesantissima che non riesco a spiegare, ma che mi creava un fortissimo disagio. Allora, la stessa domanda, Sonia Sarno, la posta ai Perugini, ossia, cioè, come immaginate il diavolo? Sentiamo come avete risposto. Il diavolo, secondo lei, esiste?
Secondo me, come esiste il bene, esiste anche il male. Io non me lo sono mai immaginato come figura di diavolo, ma più che altro come una figura interiore, come una cosa che è dentro di noi. Immagino che il diavolo si rispecchia in tutte le azioni cattive che ogni giorno si compiono nella società. È una cosa astratta che si concretizza nei gesti cattivi. Non c'è il diavolo, c'è l'uomo, con il bene e il male. Ci sono dei comportamenti umani che ricalcano quello che è così la visione del diavolo. Certo che sì. E come se lo immagina? No, io non lo vedo come una persona, è il male che abbiamo sempre intorno a noi. Quindi il male in che senso? Mi spieghi meglio. Il male, la cattiveria, l'invidia, quello non può che venire da qualcosa di negativo e quindi lo chiamiamo diavolo, demonio, come qualunque cosa di negativo. Secondo lei il diavolo esiste? Sicuramente sì. E come se lo immagina? Beh, come l'angelo cattivo, un po' come quello descritto dalla Chiesa. Non me lo immagino, è un modo di essere e di sentirsi. Perché si crede nelle carte, o perché si crede nei maghi, o perché si crede anche nel fatto del malocchio? Perché esiste sia il bene che il male. Secondo me gli uomini hanno bisogno di credere sia nel bene che nel male, perché è una loro cosa che viene dall'interno, che nasce dall'anima e che si sviluppa poi e che governa poi le nostre azioni fuori. Paolo Giovetti, un signore diceva esiste solo l'uomo, ed è l'uomo che rappresenta. Ho scritto molti libri anche sugli angeli. Sì, ho scritto un libro sugli angeli e uno sull'angelo caduto, con una visione un po' particolare. Io credo in Dio, credo nella grandissima misericordia di Dio, e proprio per questo io non riesco a credere ai compiti che vengono tradizionalmente attribuiti al diavolo, cioè quello di tentarci, di portarci in rovina, di condurci in un inferno eterno. Ecco, io questo non riesco a crederlo. Io sono madre di figli, Dio è il nostro padre, io non potrei pensare ai miei figli di infliggerli una punizione eterna per quante ne avessero fatte di tutti i generi. Quindi io, credendo nella misericordia di Dio padre, non credo in un diavolo che mira a portarci in un inferno eterno. Posso credere, posso pensare di credere a un diavolo tentatore che ci pone degli ostacoli a fini evolutivi, a fini positivi, perché noi superiamo questi ostacoli, perché noi superiamo la cattiveria che sentiamo, tutti hanno detto, che sentiamo dentro di noi, perché riusciamo a superarla. Ma non proprio a fini negativi totali per portarci all'inferno. Di possesso. Di possesso per condurci all'inferno. A che scopo? A che scopo sarebbe? A questo non riesco a credere. Professor Ferluga, c'è superstizione oppure un fondo di verità nel credere al diavolo? Qui questo è un argomento di carattere teologico. Io, come presidente del CICAP, ci tengo a sottolineare che noi non ci occupiamo assolutamente di argomenti teologici e tantomeno di sovrannaturale. Quindi se io le facessi la domanda diretta, lei ha mai visto il diavolo? Certamente no. Anche se, diciamo, ci occupiamo di paranormale, il paranormale interessa perché potrebbe nascondere eventualmente qualche fenomeno naturale non ancora compreso, se fosse verificato, e non mi stanco mai di spiegare che il paranormale non è ancora stato mai verificato in nessuno dei suoi molteplici e dubbi aspetti. Ma in questo caso non si tratta di fenomeni naturali, ma si tratta per definizione di sovrannaturale. Quando c'è di mezzo il divino o il diabolico, noi proprio della cosa non ce ne occupiamo, e quindi a questo punto bisogna lasciare agli argomenti di fede. Ecco, ma voi, per esempio, nei confronti delle persone possesse dal diavolo, prendete una posizione, esistono oppure no? Allora, naturalmente ci sono... Possedute dal male, scusate. Ci sono persone che mostrano comportamenti anomali, stati psicologici alterati, ci sono descrizioni ricchissime di tutta questa fenomenologia. Ma da lì a dire che si tratta di un intervento demoniaco... Sarebbe sempre una spiegazione psicologica. Esattamente. Da lì questo è il passo che noi non vogliamo fare. È la mente che produce il male. La mente dell'uomo che produce il male. Allora, il male esiste, certamente. Ma da lì a personificarlo con un ente sovrannaturale, ce ne passa. Secondo lei, qual è il numero delle persone realmente possedute dal diavolo? Ci sono, esistono oppure no? Non
Non so dare una risposta in questo senso, so che le sette sataniche chiaramente credono in questa entità, ma hanno un capovolgimento totale di quello che per noi è la religiosità, cioè secondo loro il diavolo non è affatto cattivo, è un angelo che si è ribellato, dicono loro ovviamente, a un dio cattivo che ci teneva schiavi e il diavolo insegnerebbe a fare tutto quello che noi vogliamo, quindi a non mortificare. Cioè chi ha domanda ha risposto che è meglio regnare all'inferno che essere schiavi in paradiso. No, diciamo che la filosofia dei satanisti è di poter fare tutto quello che vogliamo. Milton, vabbè. Sì, sì, Balducci, quante sono secondo lei le persone che si presentano pensando di essere possedute dal diavolo, dal demonio, ma che invece hanno soltanto problemi psichici? Beh, potrei fare una statistica sommaria. Su 1000 persone che il profano, cioè quello che non se ne intende di questi argomenti, possessione, diavolo, eccetera, su 1000 persone che il profano indica come possedute dal diavolo, 980-985 non sono altro che persone che hanno dei disturbi psichici o delle vere malattie psichiatriche, tra le quali specialmente la sindrome isterica, che più di ogni altra si presta a simulare la possessione diabolica. A parte questo, e quelle 15-20, ho detto 980-985, quei 15 o 20 sono persone che oltre alle manifestazioni psichiatriche, quella che io chiamo alla fenomenologia psichiatrica, uniscono insieme dei fenomeni che rientrano in quella che oggi si chiama, un po' dappertutto, la parapsicologia. Io, se permettono, devo fare una grande precisazione, molto importante. La prego velocissimo, monsignore. Sarò bravissimo. Per carità, i diavoli, e forse siamo nell'ordine dei miliardi, ma sono più gli angeli. I diavoli sono angeli divenuti liberamente cattivi. Sono stati anche loro, come l'uomo, ma l'uomo nei progenitori. Loro non hanno corpo e materia e quindi tanti sono oggi quanti ne sono stati creati all'inizio della creazione da nostro Signore. Sono più quelli buoni. Grazie, ecco. Però, precisazione, è brevissima questa. Io ho sentito dire che quando si parla dei diavoli si parla del male. Guai, è il più grande sbaglio che si possa fare. Il diavolo non è il male, che cos'è? È un male, perché sono degli esseri concreti, viventi. Allora, andiamo a sentire a questo proposito come hanno risposto alla domanda come agisce il diavolo, secondo voi, le interviste di Vittorio Introcaso. Un grande scrittore affermava che la vera forza del diavolo è quella di far credere agli uomini che non esista. Ma i napoletani temono ciò che può fare, come agisce? Il diavolo entra nel lato tuo più debole del tuo carattere e ti fa fare cose che magari, al momento giustamente non ci pensi perché sei, diciamo, preso dal diavolo e solo dopo ti rendi conto del male che hai fatto a quelle persone o a quella persona. Agisce in questo momento per l'avidità e la vanità che abbiamo già presente noi nell'uomo. Al limite anche in questi giorni si sta sentendo, non so, tutti questi delitti che si commettono anche nelle famiglie e può essere che il diavolo, non so, va a capire in noi per tutte queste cose o anche gelosia nei confronti degli altri ci permette di fare queste cattiverie. Questi conflitti che attualmente ci sono, questi conflitti etnici maggiormente, addirittura questi conflitti fra religioni, cioè tra l'Occidente, tra il mondo islamico e il mondo occidentale, sia dall'una che dall'altra parte, opera il diavolo in questa maniera. Come fa ad arrivare a muovere addirittura interi eserciti il male, il diavolo, chiamiamolo così? Come fa a muovere interi eserciti? Con la forza del denaro, del soldo. Forse non ce ne accorgiamo in qualche modo anche con le persone che ci sono a fianco dandoci dei consigli non sempre che fanno bene a noi. Cioè addirittura premeditatamente maligni. A volte può capitare sicuramente. Secondo me è la cattiveria che ci sta in noi verso degli altri, che noi mostriamo verso gli altri. Ma se uno è cattivo nell'animo, quello è il diavolo. Cioè è insito nella persona
Già dentro? È già dentro, non c'è niente da fare. Un timore diffuso, ma non per un diavolo lontano, un diavolo che agisce nel cuore degli uomini per le piccole cose della vita. Balducci, secondo lei qual è l'espressione più giusta delle interviste che abbiamo sentito? E soprattutto, il diavolo lo vediamo soltanto attraverso le persone che vengono possedute da questo male? Il diavolo, basta sapere che esiste. Il diavolo ha una doppia attività, ordinaria e straordinaria. L'attività del diavolo, ed è quella che interessa noi specialmente, va divisa in queste due grandi categorie. Ce la spieghi? Ordinaria è quella che rientra nella tentazione. Rientra perché non solo il diavolo ci tenta, i primi tentatori di noi siamo noi stessi, che per natura siamo più portati al male che al bene. E quello straordinario? Lo dice anche San Paolo. E quello straordinario? Straordinaria. Nell'attività straordinaria, i diavoli sono le uniche persone, gli unici esseri esistenti, concreti, che vengono enormemente limitati da Dio. C'è Sant'Agostino che dice: se il diavolo di sua iniziativa, cioè fosse libero, potesse fare, io avrei detto quello che vuole, no, potesse fare, dice Sant'Agostino, qualcosa, non resterebbe un vivente sulla terra. Grazie Balducci, una replica velocissima per Luca. Una cosa mi sta a cuore dire, che se esiste o non esiste il diavolo non lo starò a dire io, ma esistono i satanisti, e i satanisti, e sono tanti, ho avuto modo di verificarlo di persona, se la prendono con gli animali. Molte volte a fare le spese di questi riti sono animali. E purtroppo, non solo gli animali. Grazie ai nostri ospiti, un saluto a Roberto Giacobbo, che ritroviamo questa sera con Voyager su Rai 2. Ciao Roberto, e noi ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao Roberto. Domani con l'Italia sul 2 alle 15:30, vi aspettiamo. Grazie a tutti i nostri ospiti. Andate.